Amici di Buzz, ci troviamo ancora ad Alessandria, ancora in cittadella, per seguire l'Animals Land Festival. E siamo in compagnia di Pierluigi Giordano, della Lega Italiana Difesa Animale e Ambiente. Buongiorno Pierluigi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Direi che la presenza di questa associazione... La presenza di questa associazione in questo momento è un po' anomalo, perché siamo tutti in Emilia per dare una mano agli animali. Però direi che casca pennello. Casca pennello. E siamo qui per... per essere presenti, ecco, sul territorio, in questo caso in duplice veste, una come associazione animalista e protezione animali e una come guardie zoofile del territorio per quanto riguarda la provincia di Alessandria. Cosa dire di più? Cerchiamo sempre dei volontari e anche delle future guardie. Guardie è una cosa molto interessante, perché c'è proprio un corso molto, molto importante e molto duro, però se qualcuno vuole dare una mano agli animali, in questo caso in termini legislativo, può telefonarci e noi facciamo i corsi di guardie e abbiamo delle ottime prospettive. Come associazione in questo momento abbiamo finito tutte le crocchette, perché le abbiamo spedite in Emilia. Che dire, siamo qui fino a domani sera alle 19 e poi parteciperemo a ogni situazione che si presenta in provincia di Alessandria. Tu hai parlato di guardie zoofile, raccontaci qual è il loro ruolo e quando intervenite. Sì, dunque io ne parlo, ma sono ancora un aspirante di guardia zoofile, per poi diventare effettivamente guardia. In questo momento noi riceviamo le segnalazioni di tutta la provincia e in base agli ordini di servizio andiamo a controllare dove ci sono maltrattamenti o dove ci sono situazioni anomale. Chiaramente con le convenzioni dei comuni, piccoli o grandi, noi interveniamo in maniera volontaria.